Amici miei, buon anno da me e dal maestro che sta lì dietro. Oggi siamo qui con ufficialmente il reveal della nostra nuova auto, che vedrete tra pochi secondi. 50.000 mi piace, anche se non ci arriviamo non ce ne frega un c***o, però li chiediamo a caso, perché altrimenti il 2023 sarà sicuramente peggiore del 2022, quindi la responsabilità è vostra. L'auto ha un colore un po' mens, ma l'abbiamo fixato, doveva essere di un altro colore, poi vi spiego durante la presentazione. Andiamo a Torino, vi faccio vedere più o meno quello che è successo. Andiamo. Oh, è bellina, Dav. È meravigliosa. È meravigliosa. 300, c'è scritto 300. Chiavi, non le vogliamo. Complimenti. Primo pieno, ma che figata, carinissima, cioè è proprio bella dal vivo, proprio bellissima, una figata. Allora, ho portato il nonno in questo paese, nel biellese, tra l'altro lì c'è la macchina. Ok, adesso dobbiamo cambiare i cerchi, perché l'ho presa, però i cerchi non andavano bene. Adesso cerchiamo qualcosa da mangiare. E lì c'è il nonno che è incazzato perché non c'è cibo. Che figata, Michele, che figata. Bellissimo. Il numero uno di Biella, numero uno. Ed eccola qua, la Faze Pino Car. Bellissima. Nella sua completezza, il sapore di sale, la potenza, il cavallo, che in realtà ne ha solo 190, però il cavallo RBLese, top number one. Vi piace? Allora, siamo qui, ragazzi, in questo posto... No, non far vedere dove siamo, che è segreto. Allora, la macchina ufficialmente, ragazzi, la mia nuova Papa Mobile è questa. Ovviamente è la Cupra Formentor 2000, turbo, benzina, 379 cavalli, no, 190 cavalli, bancata 196, ma questo non lo possiamo dirlo a Dav. Con una mappetta ho visto che la gente arriva a 250, maestro? Faremo. Allora, questa auto, ragazzi, doveva nascere nera, adesso vi spiego cosa è successo. Praticamente a luglio l'avevo ordinata, con i ritardi che ci sono, insomma, nell'automotive, eccetera, l'avevo ordinata nera con dei cerchioni un po' diversi, alla fine mi è arrivata bianca, l'ho ordinata a luglio. Doveva arrivare a ottobre, poi novembre, poi dicembre, poi me l'hanno rinviata a quando me l'hanno rinviata? A marzo, fine marzo. Al che io, raga, a Milano dovevo cambiare la macchina per forza, perché il sindaco Sala ha deciso che siamo tutti ambientalisti a Milano e quindi devo cambiarla per forza prima di gennaio, perché altrimenti con la mia macchina non potevo più girare a Milano, quindi l'ho dovuta prendere in pronta consegna bianca. Ma con i cerchioni rifatti, come avete visto nel video, questi qua sono dei cerchioni da 150 pollici, maestro, non so se si vedono, sono dei cerchioni da 150 pollici della GMP neri, maestro, sono... Ah, perché? Sono estremamente etruschi, 150 pollici, montiamo già le gomme invernali, dopo andiamo a provare un po' di launch control, la facciamo driftare un pochino, anche se non si può driftare perché è un 4x4. Coppia dichiarata 340 Nm, 360 Nm, credo, stiamo dando un po' dei numeri a caso, a parte i cavalli che su quelli sono corretti. Consuma un botto. Adesso, maestro, tocca a lei presentarla. Lei non sa assolutamente niente, però la guiderò io, prego. Allora, ragazzi, adesso il maestro ci esporrà la parte anteriore e posteriore dell'auto, poi andiamo all'interno. Allora, come potete vedere abbiamo qua il bellissimo logo della Ferrari, un bellissimo splitter in carbonio largo 6 metri e mezzo circa. Qua abbiamo dei laser per poter ammazzare gli animali che incontriamo per strada, mentre qua abbiamo dei fari al neon rossi. Ma proviamoli, maestro! Proviamoli! Ecco, come vedete sono rossi. Pazzeschi. Ma vieni, regia, vieni, andiamo dietro. Allora, questa è la parte laterale. Abbiamo i vetri oscurati, non di serie. Ci abbiamo messo tutti gli optional possibili, tutte stronzate che assolutamente non ci servono. Tra l'altro ringraziamo Cupra per la collaborazione, non ci ha risposto. Però vabbè, io l'ho comprata lo stesso perché mi piaceva. Quindi boh, se Cupra ci vuole dare, non so, delle modifiche, delle cose, siamo lì, siamo aperti. Vetri oscurati, questi sono molto carini, soprattutto se fate cose losche dietro, che vabbè, ci sta. Fatti apposta. Ah, senti, maestro, sentala proprio il suono, guarda com'è ASMR, senti, bello, premium,
premium, soprattutto perché io vengo da un'auto, ragazzi, devastata, completamente devastata, esplosa praticamente. Andiamo nel back, vieni regia, vieni regia. Tra l'altro, maestro, facciamo vedere il back, molto bello, raga. Quest'auto qua, io mi sono innamorato di quest'auto, ero andato in montagna l'anno scorso, ho visto quest'auto, mi ci sono parcheggiato per sbaglio vicino, l'ho presa. In realtà questa qua doveva essere o grigia o nera, bianca ci sta, però con i cerchioni neri, ti devo dire, non è male poi, non è poi così male. Andiamo avanti, ragazzi, perché qua abbiamo il back e in teoria dovrebbe andare il calcio, quello tipo dei pensionati, cioè abbiamo messo anche là, perché siamo un po' vecchi dentro, capito? Ma quando andiamo a fare la spesa, dobbiamo in teoria tirare un... No, porco Dio, ho tirato un calcio davvero. Tipo si mette il piede sotto, solo che non funziona. Questo perché? Perché giustamente, siccome questa è un'auto maranzona per Milano, se hai le chiavi dentro in macchina non funziona, altrimenti tutti ti vengono a tirare i calci e poi si apre il portello. Porta targa bellissima. Bruttissima sta roba. Togliamo un attimo il pollo. Pollo di serie questo. Il portellone ovviamente è automatico, elettronico. Si pigia. Questa secondo me è una... Ragazzi, è 100% la distruggo. Bagagliaio inesistente. Rispetto alla macchina che avevo prima, questo è un bagagliaio veramente piccolo. Di base, per testarlo bisogna entrare. Funziona. Ci siamo? Quindi a livello di litri quanti siamo? E considerate che sono 1,85. Diciamo per trasportarci forse i c***o. Funziona, maestro? Sì, sì, sì. Così. Ci dovrebbe stare, perfetto. Abbiamo il coso di sotto, che non so come si chiami, dove ci sono tutte le robe, dove potete nascondere, che ne so... No, queste le bippi. Comunque potete nasconderci roba illecita. Abbiamo una presa, maestro, per connetterci, che ne so... esplosivi, eccetera. Questa è una presa sciuco, maestro. Ci possiamo attaccare la sfera polvere. Lei pensi? Per richiudere il portellone ci basta cliccare il tasto apposito. Ma ragazzi, questa è la parte esterna. Dopo vi facciamo sentire il sound, la proviamo, andiamo forte. Cioè, forte. Nei limiti delle velocità, maestro, ovviamente. E adesso andiamo all'interno, maestro. Venga, regia, venga. No, perché è clamorosa. Gli interni dietro, ragazzi, abbiamo pochissimo spazio. Però diciamo che per fare la spesa ci siamo. Vedete, non c'è assolutamente spazio. Questa è una macchina, diciamo, maestro, che ho comprato prettamente per fare la spesa, andare in montagna, eccetera. Ovviamente voi vi aspettate di youtuber che hanno le Ferrari, le Lamborghini. Io sono povero, quindi abbiamo optato per una macchina per tutti i giorni, quindi per spesa, andare a sciare, off-road, quelle robe lì. Venga, maestro, venga. Oh, maestro, benvenuto nella Papa Mobile. Allora, interni estremamente premium. Ovviamente, ragazzi, si parla di Seat sportiva, cioè la Cupra è una... Giusto, maestro? Giusto. Non sbaglio. No, è giusto. La Seat, la versione Seat sportiva del gruppo Volkswagen. Quindi gli interni riprendono tutto il gruppo Volkswagen, soprattutto la Volkswagen. Cioè dentro è una Volkswagen praticamente. C'è pelle, maestro, guardi. C'è pelle. C'è la pelle. La pelle ce l'abbiamo. Guarda. Abbiamo queste robine qua, touch, che tu clicchi, maestro, pazzesco. Abbiamo un tasto SOS che io non so cosa serva, non lo premeremo. Poi, raga, abbiamo una roba interessante. Anzi, secondo me è la cosa più bella di quest'auto: il volante. Allora, il volante, raga, è clamoroso, è stradiretto, soprattutto se l'andiamo a mettere in modalità sport. Il cockpit, abbiamo il cockpit che è modificabile tramite questo tastino qua. Si possono fare un sacco di robe, tipo, cioè che in realtà fanno tutti schifo, a parte questo qua che è tipo quello più bello, vero maestro? Molto bello, è estremamente bello. Molto bello. Poi abbiamo tutti gli aiuti alla guida, cruise control, lane assist, quelle robe che adesso vediamo dalla parte infotainment, che è clamoroso. Clicchiamo qui. Ovviamente io non l'ho ancora provata in comfort, maestro. Andiamo qui, raga, abbiamo i drive profile, abbiamo comfort, sport, individual. Qua si può modificare tutta una serie di parametri, la mettiamo in sport, vedi, già tutto sport. Però io vado direttamente in sport. Abbiamo l'off road per il 4x4 quando andiamo in montagna, le scalate dell'Everest, capito, nel fango. Abbiamo l'off road 4x4. La modalità sport consuma una cifra, raga. Se devo trovare l'unico difetto di quest'auto è questo. Questa parte qua, raga, non è retroilluminata, quindi abbiamo i tasti del clima per aumentare e diminuire il clima, il volume, che si può modificare così, e sempre qua l'altro side dell'auto che ti va a modificare sempre il clima. Dal punto di vista della cacatura di questa roba qui ci sta, è fica, però è un po' troppo digitale. Se andiamo a mettere in sport, il volante diventa estremamente rigido, ma tipo estremamente rigido, estremamente diretto, tipo da auto sportiva. Tra l'altro io ho un minimo di esperienza in pista, ce l'ho, guidato Ferrari, Lamborghini, quadrifoglio, se vi ricordate, sempre in pista. E vabbè, questa non è una Ferrari ovviamente, però è un ottimo volante, secondo me è fico, anche da usare in maniera un po' più esplosiva. Cosa fica, raga, abbiamo le due palette del cambio che sono qua dietro, molto non so se si vede, maestro, molto Volkswagen. Vedete qua, abbiamo le due palette qui si va avanti, qui si va indietro. Queste sono buone, raga, perché ad esempio nella tonale sono larghissime, sono di metallo e non ti consentono poi di andare a cambiare le frecce. Male nella tonale, hanno fatto molto un brutto male. Lavoro.
Allora, di andare va, ma questo non è il launch control. Dopo proviamo anche il launch control in una strada libera. Libera. Molto figa, raga, sta auto. A livello di interni siamo nel premium. È una macchina che comunque non costa tantissimo per le prestazioni che ha, perché comunque è un crossover sportivo. Considerate che io sono anche il maestro, siamo entrambi 1,85. Io ho anche le spalle estremamente larghe e vi assicuro che ci sto tranquillamente. Una macchina più bassa, tipo una Leon, probabilmente non ci starei. Anche se questa qua è più o meno una Leon, un po' più rialzata, ma un po' più grande. Oh. Abbiamo questa roba qua, dove nasconderci le cose di Maserone, i fiori. Fioraio. Abbiamo il cestino. Non so se è un cestino, maestro, questo. È considerabile, cioè qua c'è della spazzatura. Maestro, non abbiamo fatto vedere tutta la parte centrale. Facciamola vedere, maestro, cosa c'è allora qua? Abbiamo come cacchio si chiama? Il coso per caricare, il wireless. Charge point wireless. Solo che ha un problema. Io, avendo comprato la cover dell'iPhone dai cinesi, vai a ricarica wireless, che tra l'altro potete vedere da Apple CarPlay. Ti dice qua, vedi, maestro, che comunque sta ricaricando. Il problema qual è? La cover dei cinesi si scioglie. Davvero? Poi il tasto qua per andare in retro. Ci abbiamo poi il tastino. Cambiamo. Abbiamo drive e sport per avere la cambiata in sport. Tra l'altro, raga, la cosa assurda di quest'auto, e comunque in generale del gruppo Volkswagen, il cambio di SG, che maestro è clamoroso, doppia frizione, ha una cambiata che è estremamente veloce. Raga, a questo punto è arrivato il momento di vedere a livello di prestazioni come siamo messi. Allora, ragazzi, siamo in una strada completamente libera. Faremo un launch control fino al limite di velocità consentito dalla legge. Per attivare il launch control, molto facile. Andiamo sullo smart assist. Dobbiamo togliere lo smart assist, mettere lo sport, l'SC, il controllo di trazione esterno sportivo cazzo. Poi dobbiamo andare su drive profile, mettere la sport, togliere le quattro frecce, pigiare il freno tutto giù, pigiare il tasto d'acceleratore tutto giù, e si attiverà nel cockpit. Fa riderissimo cockpit. Si attiverà la schermata launch control, dopodiché molliamo il freno e la macchina dovrebbe schizzare. È dichiarato 0-100 6.8 secondi. Non è estremamente veloce, ma 6.8 secondi ci sta. Sono 10 euro di benzina ogni launch control, e ci lasciate anche le gomme a terra. Ma no, questi erano i 10 euro di benzina buttati. Però funziona. Ho messo in manuale, raga, così la proviamo in manual. La sentirà proprio che ti tira un po' di frustata nel culo? Sì. Quando vai a cambiare, perché ovviamente questo è un benzina, raga, quindi inizia a cantare sopra i 3000 giri. Tipo adesso no, però tipo appena io schiaccio, solo che c'è una macchina un po' più veloce della mia davanti, quindi non facciamo figure di merda. Ce l'ha, lo spunto ce l'abbiamo, maestro. Signori miei, prima di chiudere, maestro, facciamo sentire le scorregge che escono da dietro. Fiamme proprio, auto delle fiamme. Signori miei, per questo video di reveal della nostra auto, poi faremo provare anche la macchina, ovviamente la nonna, faremo il reveal alla nonna che non è ancora provata. Fatemi sapere se l'auto vi piace, oppure, cioè, se vi fa cagare, scrivetelo nei commenti, siete liberi di farlo, giusto, maestro? Certo, per la libertà assolutamente di espressione assolutamente. Importante. Però l'importante non che a voi piaccia, ma che a me piaccia, e che mi insomma che sia molto utile come auto. Iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto, per non perdervi altri video anche su quest'auto. Cliccate sulla campanella per trasformare questo canale in una chiesa. Noi ci vediamo in un prossimo video. Addio, maestro, ciao. Addio.